1 agosto 1976, Gran Premio di Formula 1 in Germania. Sulla pista del Nürburgring, il pilota austriaco Niki Lauda viene estratto vivo dalla sua Ferrari in fiamme. Al secondo giro, la vettura, dopo aver urtato un dosso all'uscita della Bergwerk, viene centrata in pieno dalla Surtees di Brad Langer. Al momento dell'incendio, il volto del pilota non è protetto, poiché il casco si è spaccato. Per questo, Lauda riporterà danni permanenti al viso.